Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Comprensorio Archi, valevole quale prima giornata del campionato di seconda categoria Calabria. Risultato del primo tempo 0-0, dirige il signor Christian Tamblis di Reggio Calabria. Le formazioni del primo tempo: Borgo Grecanico, Trigila, Iamonte, Giuseppe Russo, praticò Isaico, Manganaro, Caridi, Sgro, Marra, Ielo e Martino. Comprensorio Archi, Capone, Neri, Puntorieri, D'Andrea, Furci, Mammì, Bagnato, Pizzimenti, Trumpio, Gromnicu e Catalano. In panchina a disposizione del mister Antonio Cormaci, Costantino, Iannò, Nicola Russo, Pizzi, Zerbi, Tripodi e Focà. A disposizione del mister Francesco Enrico, popolarmente inteso Ciccio Enrico, Aneri, Nocera, De Stefano, Celibato, Cannatella, Simone e Costantino. C'è una sostituzione nelle file del Borgo Grecanico, è entrato Focà al posto dell'infortunato Martino al 18° del primo tempo. Una buona palla per Focà, batte sulla gamba, finisce in fallo laterale. L'assetto tattico è quello del primo tempo, con il solo Marra che vedete, quindi un 4-3-2-1. Urlo Tarzanino da parte di Trigila, che cerca di mettere in movimento i compagni. Attacca il comprensorio Archi, palla che rimane lì finché interviene Giuseppe Russo, che spedisce il pallone in fallo laterale. Si incarica Puntorieri, un colpo di testa provvidenziale da parte di Isaiku, ma insiste Mammì con questa apertura verso Trumpio. Archi ancora in avanti, guadagna un calcio piazzato la formazione ospite all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Sulla palla Glomniku, uno specialista dei calci piazzati. Prende le misure. E per poco non fa centro. La palla sorvola la trasversale di una spanna e finisce oltre la linea di fondo, nulla di fatto, ma il comprensorio Archi ha fatto capire, qualora ce ne fosse bisogno, di puntare alla vittoria. Si è attrezzato per questo, mancano oggi diversi giocatori. Attacca ancora il comprensorio Archi con Catalano, insegue Glomniku verso Pizzimenti, il suo cross colpisce la parte superiore della traversa.
grosso pericolo per la formazione di casa con questa traversa. Tutto questo dopo 4:50 nella ripresa. Ah, Neri, Mammi, palla che viaggia verso la linea di fondo, protetta da un difensore, accorre Gila, Isaiku, si lamenta Marra con l'arbitro che rimane imperterrito sulle sue decisioni, non questa volta, perché assegna un calcio piazzato a favore della formazione canarina. Sulla linea di battuta c'è Praticò, accanto a sé il compagno di squadra Russo, di sinistro in avanti, palla che si perde oltre la linea di fondo all'altezza della linea centrale del campo. Anche questa volta, e siamo già al sesto minuto della ripresa con le squadre sullo 0-0. Questi è D'Andrea, che è anche il capitano della formazione ospite. Palla verso Marra, non si chiude il triangolo con Focà, palla che si impenna, un colpo di testa da parte del Russo, un lancio verso può giostrare, circondato da 3-4 avversari, il solito Marra cerca di graffiare, di rendersi pericoloso, fa quel che può, fitta ragnatela, parte un cross sempre verso Marra, viene colpito Marra, Focà, viene preso in contropiede Manganaro, ancora lui, a noi era sembrato che l'ultimo tocco fosse del difensore ospite, non è così, dice l'arbitro. La sua parola è quella che conta. C'è un lungo lancio, troppo lungo. Desiste Catalano, che non è neppure lontano parente di Usain Bolt. Il disimpegno di Iamonte colpisce un avversario, palla oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo
con il numero 14 Nicola Russo, e praticò, abbandona il terreno fra gli applausi scroscianti, come alla Scala quando va in onda la Turandot, la Traviata e il Rigoletto. 10 minuti nel secondo tempo, 0-0, calcio d'angolo già battuto. Insegue ma non ce la fa a trattenere il pallone. Marra riesce in qualche modo, Neri, a metterci una pezza. Smorzato da Neri, il pallone finisce l'MLM tra le braccia di Capone, che lo cede a Mammì. Questi è Glomnicu, ancora Mammì, che è un po' il faro di centrocampo della squadra Amaranto. D'Andrea, Trunfio, ancora Trunfio. Ha spostato il baricentro intanto la formazione di mister Errigo. Questi è Puntorieri, palo, nuovo legno colpito dall'Archi, dal comprensorio Archi, doppio palo, quindi una traversa e un palo colpito dall'Archi, comprensorio Archi, che sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al vantaggio. Intanto c'è una sostituzione anche nelle file dell'Archi, esce Trunfio, al suo posto entra Simone. Archi, che nel secondo tempo sta facendo la partita, ha colpito due pali. C'è ora un calcio d'angolo sempre per il comprensorio Archi, il solito Glomnicu, che l'anno scorso militava nelle file del Regium City. Per la testa di Furci, che ha preso l'ascensore delle torri Petronas ma non ha potuto incornare davanti a Trigila. Protegge Sglo, finisce a terra Ielo, si lamenta il giocatore per il fallo subito. Catalano era già ammonito. Ha rischiato grosso. Un colpo destro di Furci verso Glomnicu. Ancora Glomnicu protegge.
non si chiude il triangolo. Ielo. Pallone laterale per il comprensorio Archi, si incarica Puntorieri verso Bagnato, supera la linea centrale del campo, palla al piede, il suo lancio in profondità, non si chiude il triangolo, ma insiste ancora in avanti Bagnato. Verso Marra, limite dell'area, entra in area Marra, solo davanti al portiere, con la punta del piede. Sbroglia la matassa questa volta. C'è un altro cartellino giallo ai danni di un giocatore ospite. Calcio d'angolo per i padroni di casa che non ha sortito effetto alcuno. Archi in avanti. Un tiro di Glomniku dal limite, con il corpo spostato all'indietro, non ha potuto imprimere punizione per i padroni di casa. Verso Marra, Marra non riesce, attaccante numero di Puntorieri, tiro cross, bella azione dell'Archi tranne la conclusione, tutto di prima, tutto veloce, tutto bello. Ottima occasione, attenzione Marra, miracolo del portiere, l'arbitro subito circondato da 4-5 avversari che invocavano la concessione del fuorigioco che a nostro avviso non c'era. Grossa occasione per i padroni di casa con Marra. Che si è presentato da solo davanti al portiere, ha fatto un paio di finte di corpo, tipiche del suo incedere. Non ci è cascato Neri. È rimasto di ghiaccio Capone, pardon, l'estremo difensore. Intanto entra con il numero 16 Cannatella, esce Bagnato ed entra Cannatella con il numero 16. I minuti sono 19 nella ripresa, il risultato 0-0.
Restituisce palla Marra. Si diceva di questo giocatore della pericolosità. A cui non si può concedere nulla. E avete visto, è stato francobollato per tutta la partita, ma nel momento in cui abbiamo avuto la palla giusta per fiondare a rete, ha sfiorato la marcatura solo davanti al portiere. Tutti aspettavano il tiro, invece l'attaccante ha optato per la finta di corpo, ma Mister Gelo Capone è rimasto di ghiaccio, proprio freddo. Punizione dal limite a favore dei padroni di casa. Parte il tiro e sfiora l'incrocio dei pali. Non male questo tiro effettuato dal nuovo entrato Russo Nicola. Il suo piattone destro ha sfiorato il 7 alla destra del portiere, che nulla avrebbe potuto in questo caso. Galoppa palla al piede il nuovo entrato, si tratta di Simone con questo lancio in avanti, il tiro del mezzo destro Pizzimenti che si perde oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Un secondo tempo più brioso, più effervescente, più frizzante, più movimentato, numerose le occasioni da gol. Gli ospiti hanno colpito due volte i legni della porta difesa da Trigila, e invece i padroni di casa hanno avuto la loro grossissima occasione con Marra, che si è presentato da solo davanti al portiere, che è riuscito a smanacciare e a salvare Capra e Cavoli. Il gioco è fermo, 22-30 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, sempre 0-0 fra Borgo Grecanico e Comprensorio Archi. Dirige il signor Cristian Tambris della sezione di Reggio Calabria. E ancora a terra il giocatore infortunato, afflitto da crampi, viene soccorso da compagni e avversari. C'è anche l'arbitro in zona, c'è il massaggiatore, i giocatori sono tutti assemblati lì intorno al cerchio di centrocampo. Un secondo tempo decisamente più gradevole rispetto alla prima frazione di gioco, con le squadre che badavano, squadre guardinghe, coperte, prudenti, più che altro a difendersi, primum vivere de inde filosofari. Viene portato a braccia oltre la linea laterale destra del campo il giocatore infortunato. Un'occhiata alla panchina per capire se ci sarà un'altra sostituzione. L'ultima ammessa per regolamento,
sono entrati già Foca e Nicola Russo. Arriva il segnale e ci sarà la terza e ultima sostituzione con il numero 16 Zerbi. Che è pronto a prendere il posto. Del giocatore infortunato. Palla restituita. L'ultimo a toccare è stato Mammì. C'è una punizione ora decretata dall'arbitro, il signor Cristian Tambris della sezione di Reggio Calabria a favore della formazione Amaranto. Il solito Glomnicu chiede di poter battere questa punizione. Ventisei e trenta nella ripresa. Glomnicu, palla felpata, il portiere è stato caricato e quindi l'arbitro assegna una punizione a favore della, accorre il massaggiatore di casa, il signor Nuccio Suraci, con la sua magica bomboletta spray in grado di compiere miracoli. E vedete che nemmeno la agita, al solito tintinnio dello spray della bomboletta, ritorna tutto in ordine. Una lunga corsa di Suraci, che ha perso pure una scarpa. Glomnicu non si chiude il triangolo ma conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo. Si incarica Neri. Viene caricato il portiere e l'arbitro comanda un calcio piazzato a favore della formazione di casa con il solito Isaiku che scodella verso la linea di centrocampo, più in alto di tutti Mammì. E attenzione, per poco non nasce un'autorete su un'incursione di Catalano. Un nuovo abbaglio dell'arbitro, un calcio d'angolo colossale non concesso al comprensorio Archi, a nulla valgono le proteste degli avanti ospiti. L'unica parola è quella dell'arbitro, che conti.
si difende con i denti e con le unghie la squadra di casa. Praticamente arroccata nella sua metà campo in difesa dello 0-0. Zerbi. Palla in avanti verso Marra, pizzicato tra virgolette in posizione di offside, battuto da Furci, Glomnicu alla metà strada tra i due attaccanti, a buon gioco Trigila che di collo piede spedisce il pallone in avanti verso Marra, attacca con Focà, non si intendono i due, anzi erano tre, grossa occasione, svanisce l'opportunità per la formazione di casa. Favore restituito a stretto giro di posta da Puntorieri. I minuti scorrono, siamo già abbondantemente oltre la mezz'ora, 31 nel secondo tempo. La lucidità non può essere quella della prima frazione di gioco. Ivaniello, c'è un lancio verso Marra, guardato a vista da tre mastini, diciamo pure un pitbull e un rottweiler. Che non hanno concesso nulla tranne quella grossa occasione capitata a Marra. Intanto c'è l'ultima sostituzione ammessa, nelle file del comprensorio Archi, terza e ultima sostituzione. Sta per entrare in campo con il numero 18 Costantino al posto di Catalano. Gioca le sue ultime carte mister Ciccio Irrigo nel tentativo di venire a capo di questa partita. Ha colpito due pali la formazione ospite. Intanto gioco è fermo per un infortunio di gioco, se non crampi. Hanno speso tutta la birra che avevano nelle gambe i 25 anzi 28 se si contano anche i 6 che sono entrati sugli opposti fronti. Danno quello che hanno. Mancano circa 10 minuti più recupero alla fine del match. Sglo cerca di essere refrigerato. Palla che si perde oltre la linea di fondo, va a recuperare Trigila con tutta calma,
chiede di poter rientrare in campo Capitan Sgro. Alberto Sgro, giocatore di provata classe e anche esperienza, comunque può vantare qualche presenza anche nel campionato di Serie D nella formazione della Valle Grecanica. Isaiku con questo lancio in avanti svetta in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Il mezzo destro Pizzimenti sanzionato con un calcio piazzato a favore della formazione locale. Palla in zona morta. Cerca di andarsene Ivan Ielo, finta e doppia finta. Palla sul destro. Invocava la concessione di un fallo, sanzionato invece il suo intervento con una punizione già battuta. Archi in avanti con il nuovo entrato, si tratta del numero 18 Costantino. Costantino Glomniku, Pizzimenti, palla ribattuta, conquista furbescamente Isaiku, opportunamente fa battere il pallone sul tacco di un attaccante e conquista una rimessa laterale quanto mai utile per allentare la morsa che l'archi, vedete, che ce la mette tutta, stringe i denti la formazione di casa per contenere le spuriate avversarie. Archi in avanti con difensori, centrocampisti e attaccanti nel tentativo di scardinare il bunker e pervenire al successo. Fallisce Furci, ma non era una palla facile, anzi. Ha pressato molto la formazione ospite, ha colpito due pali, ma si è esposta anche ai micidiali contropiedi della formazione di casa. Trentottesimo del secondo tempo. Sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È rimasto leggermente infortunato Cannatella. I giocatori, i compagni stessi mettono la palla in fallo laterale restituita da Marra. Non aggancia Costantino, va al cross. C'è un lancio, deve uscire il portiere, attenzione Marra, il capitano si aiuta come può, cioè con le mani, ma è un fallo involontario, un fallo veniale ma involontario, sanzionato comunque a termini di regolamento dall'arbitro con un calcio piazzato dal limite. Sulla linea di battuta c'è
il mezzo sinistro Ielo, 40° dalla ripresa, siamo sullo 0-0. C'è un'occasione che il Borgo Greganico tenta di capitalizzare al massimo. Parte il tiro e fa anche questo la barba al palo. Shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. 40° della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. La difesa dell'Archi comunque non ha sbagliato quasi niente, tranne quell'occasione in cui erroneamente ha ritenuto che Marra fosse in fuorigioco. Non ha concesso nulla agli avversari, la formazione ospite, la difesa ospite, anche perché il modulo tattico di Cormaci con un 4-3-2-1 non ha impensierito più di tanto. Glomnicu cerca di andarsene, si può proseguire, dice l'arbitro, e la palla finisce in fallo laterale. C'è una pioggia di palloni, vedremo quale sarà quello giusto. Calcio piazzato per i padroni di casa, 42-13, 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo fra Borgo Grecanico e Comprensorio Archi. Siamo nel campionato di seconda categoria Calabria. Una partita cavalleresca, giocata a viso aperto ma corretta, leale, il bonton e il fair play hanno dominato sovrani. Attenzione, ci mette una pezza in tecle, scivolato Furci, 43. In debito di ossigeno la formazione ospite, arreggia tutto il baricentro in difesa dello 0-0, un risultato che ci può stare. Questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Conquista una rimessa laterale la formazione ospite. Quarantaquattresimo della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo fra i padroni di casa del Borgo Organico e il Comprensorio Archi. Glomnicu, rete, il patatrac è arrivato in piena zona Cesarini con Glomnicu che ha crossato con il destro che non è il suo piede, lui è un mancino naturale. E questa volta Pizzimenti non ha perdonato.
44-20. Comprensorio Archi che è pervenuto dunque al gol del successo fino a questo momento, che ancora la partita non è finita. Nel periodo di maggiore pressione l'arbitro non concede la punizione, concede solamente il calcio d'angolo. E forse questa è l'ultima occasione per il Borgo Greganico. Per tentare di riequilibrare le sorti che la vedono soccombere per una rete a zero. Il gol porta la firma di Pizzimenti, uno dei migliori in campo. E anche questa è la nostra opinione. ventuno giocatori nella metà campo avversaria, 45esimo della ripresa, parte il cross. Pallone che spiove in area, porta sguarnita, tiro atterrato quasi a botta sicura Isaiku. Non sa a chi passare la palla, il più vicino è Isaiku. Intanto c'è un giocatore locale a terra che ha ricevuto un fallo, ha subito un fallo. Il gioco è fermo, 46-50. Borgo Greganico 0, comprensorio Archi 1, marcatore Pizzimenti al 44esimo della ripresa. Un'azione tutta di prima, veloce, velocissima, una giocata fantastica da quel fuoriclasse che è Glomniku, che ha effettuato un cross con il destro che non è il suo piede, lui è un mancino naturale. Sulla sfera si è avventato come un falco sulla preda Pizzimenti, che ha gonfiato la rete dell'incolpevole Trigila. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale a favore dei Canarini, con questo lancio in avanti, un nuovo fallo laterale, non ce ne sono più palloni, arriva un altro. Ultima possibilità per i Canarini per riequilibrare le sorti. Palla che spiove verso la porta. C'è una carica ai danni del portiere. Se la cava bene Capone, che è un po' l'eroe del giorno insieme all'autore del gol Diece Lode. Palla in palla laterale, si continua a giocare, 49-27. Minuti di recupero ci stanno tutti per quello che è successo nel primo tempo e anche nel secondo. A parte 6 sostituzioni, i numerosi infortuni, molti dei quali per crampi,
che la dicono tutta sulla condizione atletica ancora precaria, sia su un fronte che sull'altro. Rimessa laterale per l'Archi. Lomnicu, padrone e signore del centrocampo. Grande acquisto, ancora lui. E lui a toccare, l'ultimo. Gioco che riprende velocemente. Chiamonte. Cartellino giallo gratuito per il numero 17 Simone, che porta a 4 gli ammoniti dell'Archi. Cinque con questo, poi rinfodera, ringuaina, ritorna sui suoi passi, insomma non concede. Ultima occasione ancora per il generoso Borgo, che avrebbe meritato a nostro avviso almeno il pareggio, senza nulla togliere ai meriti del comprensorio Archi, che ha legittimato il successo fino a questo momento con un palo e una traversa, a parte altre occasioni da rete. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Il comprensorio Archi ha conquistato l'intera posta in palio grazie al gol messo a segno da Pizzimenti al 44esimo del secondo tempo e al termine di una partita giocata su livelli molto alti per quanto riguarda agonismo e atletica, un po' meno sul piano tecnico. Ha arbitrato il signor Christian Tambris di Reggio Calabria. Borgo Grecanico 0, comprensorio Archi 1, marcatore Pizzimenti al 44esimo del secondo tempo. È proprio tutto, vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Il comprensorio Archi ha espugnato il campo di Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nei confronti del Borgo Grecanico. Il microfono a mister Francesco Enrico, popolare Ciccio Enrico. Intanto buonasera a tutti, voglio ringraziarvi per la solida e costante presenza che Melito TV ci onora ad essere sempre in queste gare dilettantistiche, dove ci dà risalto e un po' pure di merito a quello che riusciamo a fare nel dilettantismo locale. Niente, tornando alla partita, praticamente è stata una partita come le prime, no, non bellissima sotto il profilo tecnico e mentale. Indubbiamente abbiamo incontrato un ostico Borgo Grecanico, dove ce l'ha messa tutta per crearci problemi, e fino a poco prima del gol infatti è stato in partita. Poi siamo stati bravi a non capotultarci avanti e cercare per linea laterale, dando ampiezza alla nostra offensiva finale, e dove siamo stati bravi, ecco, ripeto, a fare il gol dalla parte destra sul cross di Clomico, dove Pizzimenti è arrivato tutto da solo davanti alla porta mettendo dentro. Poco prima però era stato bravo mister Gelo alias Capone a salvare sui piedi dell'attaccante nell'unica distrazione che poteva essere fatale dalla partita.
Sì, purtroppo quello che predico sempre ai ragazzi, nonostante l'arbitro chiami o no il fuorigioco, non dobbiamo mai mollare. In quelle circostanze invece non siamo stati bravi, i ragazzi sono fermati, sì, il fuorigioco era netto, però l'arbitro essendo da solo probabilmente non è stato ingannato. Sì, e ringraziando il nostro Paolo Capone ci ha salvato da un gol che poteva essere più semplice farlo che sbagliarlo. 5 ammoniti per una partita tranquilla mi sembrano eccessivi. Ma alla fine sono state ammonizioni forse più di proteste, di qualche interferenza così di qualche giocatore. Alla fine è stata una partita veramente corretta, anzi colgo l'occasione per ringraziare il Borgo Crocano che è sempre una società così ospitale, così gentile e ci mette veramente a proprio agio. Giocare contro certe squadre e certe società veramente fa sempre piacere. Noi cerchiamo di ricambiare per come possiamo, ma è bello vivere lo sport in questo modo. Un comprensorio Archi che al di là del successo esterno, il primo della stagione per giunta fuori casa, mira in alto, almeno questa è l'opinione degli addetti ai lavori. Beh, è vero, no, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile alla fine poi del campionato. L'anno scorso siamo stati bravi a centrare i playoff, meno bravi nella continuità poi dei risultati, perché abbiamo incontrato una Bovese forse più preparata di noi. Quest'anno cercheremo, se non di arrivare primi, quantomeno fare di nuovo i playoff, cercando di piazzare il colpo per andare in prima categoria. E oggi mancavano ancora 4-5 elementi. Sì, abbiamo degli infortunati, tra cui il nostro bomber Gianni Tegano, Mariano Tegano, che problemi fisici, poi ci manca Paolo e Antonio Capone, il nostro difensore esterno sinistro, qualcuno ancora non è in condizione. Comunque è una squadra dove veramente quest'anno è un bel da fare non mettere 11 in campo ma scegliere. Chiunque scelga non è sbagliato, ho la possibilità di scegliere bene sicuramente. E se si sblocca la fabbrica del Duomo arriverà anche lo stadio per l'Archi? Beh, a quanto sembra finalmente dopo tanti discorsi e finalmente sembra che sia sbloccato, ecco, la procedura per iniziare il campo che già era stato iniziato nel decreto Reggio, che finalmente sembra che sia sbloccata quella delibera che tanto si aspettava per avere un campo ad Archi. Archi merita, Archi è una grande città, Archi è un blasone. Archi può fare tanto per il comprensorio e per i paesi limitrofi che stanno vicini. Comprensorio Archi che conquista il primo successo della stagione, la parola al presidente signor Domenico Tripodi, presidente del Comprensorio Archi. Sì, diciamo la vittoria è stata da un punto di vista calcistico buona, però la squadra oggi ha avuto un approccio un tanto bello, non ha praticato quel calcio che il mister durante la preparazione sta impartendo. Quindi è buono soltanto il risultato e basta, quindi la prestazione è stata un po' anomala dei ragazzi. Rimanendo alla partita, comunque il comprensorio ha avuto 2-3 palle gol a parte il palo e la traversa. Sì, la stessa cosa l'ha avuto il Borgo Greganico, quindi non possiamo recriminare su questo qua. Quindi un pareggio ci poteva stare, comunque il comprensorio Archi ha detto a chiare note di essere una squadra che miri all'alta classifica. Sì, questo l'abbiamo detto sin dall'inizio della stagione in precampionato, però dobbiamo crescere anche sotto l'aspetto, diciamo, comportamentale dei ragazzi in campo. Allora sì che si possono fare dei pensieri. Si riferisce a quei 5 cartellini gialli assolutamente gratuiti? Anche su questo, perché sono causati da un nervosismo che in campo non ci deve essere. Uno dei migliori, Antonino Catalano, ha dato l'anima fino all'ultimo, a lui il microfono per un commento su questa partita. Oggi era importante partire bene perché abbiamo fatto una prestagione importante, quindi ci teniamo questo campionato a fare bene. Era una partita difficile su un campo dove abbiamo incontrato una squadra che ha giocato bene, si è difesa per 90 minuti, ha cercato di colpirci in contropiede, quindi era importante portare a casa 3 punti, anche se dobbiamo migliorare la prestazione nelle prossime partite. Dove può arrivare questa squadra?
noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Ovviamente la società è ambiziosa e vuole vincere il campionato e noi proveremo a farcela, ecco. L'abbiamo ribattezzato Mister Gelo, Paolo Capone, estremo difensore, uomo ragno della formazione Amaranto del comprensorio Archi, che ha salvato Capra e Cavoli con quell'intervento miracoloso. Grazie, sì, è stato un bell'intervento. Queste qua sono le classiche partite brutte che sono difficili da vincere, ma ringraziando a Dio abbiamo portato a casa questi 3 punti che sono fondamentali, perché fuori casa non è mai facile vincere. Nelle tue mani il destino del comprensorio Archi. Sì, c'è anche l'esperto portiere Giovanni Neri insieme a me e spero di fare un bel campionato insieme a lui. Non sappiamo se mister Salvatore Ricordari, mister tra virgolette, sia d'accordo su questo risultato. Sì, il risultato ci penalizza moltissimo perché tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto. Loro ci hanno concesso soltanto un'occasione quando il nostro attaccante Bruno Marra, tu per tu col portiere, se l'è divorato. Però raccogliamo quello che abbiamo fatto tutta la settimana e pensiamo alla prossima partita. E capitano Alberto Sgo, che cosa ne pensa di questa partita? Penso che abbiamo fatto la partita più bella pure dell'anno scorso, degli ultimi 3 anni. Ci è mancato un po' di fortuna, cercavamo sempre di giocare sempre sulle fasce, andare in contropiede con gli esterni che erano abbastanza veloci. A 20 minuti alla fine il nostro attaccante Marra, tu per tu col portiere, ha deciso di non entrare nella nostra parte e all'ultimo ci hanno fatto un gol che secondo me avviso è ingiusto. Però un'ottima squadra anche la loro, una bella partita, combattuta, rimarrichiamo. Ora domenica, si parte per domenica prossima per il derby.